Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di melanzane, zucchine e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono prezzemolo, olio extravergine d'oliva, aglio senza anima, melanzane tagliate a tocchetti, zucchine tagliate a tocchetti, carote pelate e tagliate a tocchetti, sale, pan grattato aromatizzato, pecorino, parmigiano, uova e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo tritare per 4 secondi a velocità 8. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo l'aglio e l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo le zucchine. Le carote e le melanzane. Il sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. A questo punto facciamo frullare per 10 secondi a velocità 6. A questo punto andremo ad aggiungere il pangrattato aromatizzato, aggiungiamo il parmigiano, il pecorino e le uova. E il trito di prezzemolo. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Andiamo a formare le polpette. Una volta preparate le polpette, le andremo a panare nel pangrattato aromatizzato. Dopodiché le potremo cuocere o friggendole in padella in olio bollente sino alla totale doratura, oppure in forno preriscaldato a 180 gradi, irrorandole con un filo d'olio per una ventina di minuti circa. Polpette di melanzane, zucchine e carote. Grazie e alla prossima ricetta!